Ed ecco il carro numero 6, quello di Piazza Risorgimento, che ha trattato il tema di Cenerentola. È un paesaggio veramente questo delle fiabe, è un bellissimo paesaggio quello che ci viene proposto da Piazza Risorgimento. E vediamo chi è la Cenerentola. È sicuramente una ragazza di Solopaca. Allora Cenerentola, come si sta lì dentro in questa carrozza? Insomma, un po' caldo. Ecco, un po' caldo. Questa è Piazza Risorgimento, giusto? Credo, non sono di qua io. Da dove viene lei? Da Circello. Da Circello, quindi da Napoli. E difatti sono tanti, diciamo, gli appassionati che ogni anno vengono qui a Solopaca. Ormai... Ecco, allora abbiamo qui un maestro carraiolo. Io pregherei però di accompagnarci mentre l'operatore ci segue, tentando di riprendere tutti i particolari dal numero, ma anche a questo capolavoro. Pregherei all'operatore Adolfo Silietti di riprendere questa meravigliosa, diciamo, scalinata, dove c'è anche la scarpa di Cenerentola. Allora, quanto tempo avete, insomma, ci è voluto per prepararla? Più di un mese di lavoro. Più di un mese di lavoro. Sì. Allora anche quest'anno la concorrenza è tanta, diciamo la verità. Sì, è questo. Come tutti gli anni c'è molta concorrenza tra i RU. Cercano di fare il proprio meglio, quindi diciamo. E adesso... Ecco, allora anche qui ci sono chi prepara, diciamo, questi carri. Noi stiamo parlando di maestri carraioli, ma sì, ci sono anche tanti giovani che partecipano. Ecco, che cosa ha fatto questa ragazza? Beh, noi abbiamo aiutato un po' a tagliare l'uva, ad incollare, perché la maggior parte se la vedono gli uomini adulti, in quanto per il ferro, i materiali che vengono usati, loro hanno più esperienza. Stanotte, cioè la notte che precedeva questa sfilata, a che ora siete andati a dormire? Le 4, diciamo. Le 4, ecco, è un orario abbastanza... Sì, è il solito orario, perché... siamo costretti per la maggior parte a lavorare di notte, perché in una giornata si fa ben poco, quindi le ore di lavoro sono tante, e quindi diciamo dobbiamo lavorare sia di giorno che di notte per riuscire a fare questo carro, diciamo. Ecco, complimenti, perché veramente avete suscitato l'attenzione di tanti piccoli bambini accorsi qui in massa a Solopaca. Riappare un altro carro, il sesto di via Risorgimento, che titola Cenerentola. I colori sono proprio i colori di favola. Vedete quel castello come è vivace e colorato nella carrozza. Ecco, fra poco vedrete apparire una bellissima Cenerentola, eccola qua, questa bella Cenerentola che mi sembra stia scappando dal castello del principe e lungo la scala ha perduto la scarpetta che poi il cui numero la farà ritrovare dal principe. Una storia che incanta da parecchio tempo. Ecco la scarpetta, si vede ancora la carrozza con Cenerentola. È un sogno che si realizza. Io vi auguro che tutti i vostri sogni, quelli di oggi, si realizzino. Ecco il particolare della scala, della scarpetta adagiata sul cuscino. Dolcissima questa Cenerentola. I carri, ripeto, rimarranno tutta la giornata di oggi fino al 15 lungo il corso Cusano. Questo è il corso lungo il quale sta scorrendo il carro, sarebbe la strada principale del paese, ecco, per chiarire.